Ciao, nel video di oggi vediamo come attivare la moderazione dei contenuti in un canale e un gruppo Microsoft Teams. Spostiamoci subito nel mio ambiente di demo, così vediamo subito come funziona questa possibilità che abbiamo in Microsoft Teams da un po' di tempo, che però è molto utile. Allora, prima di tutto dobbiamo fare una principale differenza. Possiamo moderare il canale general, però con un'opzione un po' più limitata, nel senso che l'unica cosa che possiamo settare è la possibilità per soli gli owner del gruppo di poter postare. E questo si fa facendo clic sui tre puntini di fianco al canale general, scegliendo l'opzione manage channel e scegliendo l'opzione only owners can post messages. Ok? Qui fondamentalmente è l'unica cosa che possiamo fare, cioè in questo modo, come vi dicevo, solo gli owner possono postare nuovi messaggi, invece tutti gli altri membri del gruppo non possono creare mai nuove conversazioni. Però attenzione, purtroppo con questa impostazione i membri possono comunque fare delle risposte a dei messaggi che mettono gli owner. Lo stesso vale per le interazioni, quindi like o comunque tutte le altre reazioni sul messaggio, ok? Se vogliamo invece avere una moderazione più completa, abbiamo un'opzione che è quella di creare un nuovo canale. Adesso io qui ce l'ho già, però potete crearlo anche nuovo, non importa. Fate clic sempre sui tre puntini, fate clic su Manage Channel e qui vedete che ci sono un po' di impostazioni in più. Prima di tutto posso scegliere come se tutti possono far partire un nuovo post oppure se tutti tranne gli utenti guest. E questa è un'opzione che il canale general non ha, che di solito invece è molto utile, perché appunto per tutti quei gruppi dove abilito la collaborazione con utenti esterni posso decidere che comunque solo i membri della mia azienda possono creare nuove discussioni, ok? In più ho questa channel moderation. Se la metto a on, fondamentalmente mi appaiono un po' più di opzioni. Innanzitutto posso scegliere chi sono i moderatori. I moderatori sono quelli che possono creare una nuova conversazione, ok? Un nuovo post. E qui, se faccio clic su Manage, posso scegliere o team owner oppure specifiche persone, che è una configurazione un po' più dettagliata e che mi è sicuramente utile. Infine ho queste quattro opzioni che mi permettono di scegliere se i membri possono rispondere o meno ai messaggi, se i membri possono pinnare dei messaggi nel canale, se i chatbot possono postare anche loro nel canale, e poi se i connettori che io abilito nel canale possono postare o meno. Ecco, in questo modo io ho la possibilità di scegliere chi può moderare e soprattutto che cosa possono fare i membri che appunto solitamente, una volta abilitata la moderazione, non possono creare nuove conversazioni. A presto!